Ciao a tutti, noi siamo Walter e Flavia, lei è una delle co-titolari del ristorante, io invece sono qui per caso, passo ogni tanto per dare una mano. Siamo a Populonia Alta e siete ospiti del Colore del Grano, il nostro locale. È un cocktail bar dove si beve e si mangia. Generalmente chi viene da noi trova la possibilità di avere 5-6 piatti al giorno, sempre cose fresche, sempre cose nuove, con la pizza, per cui siamo diventati anche piuttosto bravi, e tutto ciò viene abbinato a dei cocktail che vengono fatti dai nostri ragazzi. Siamo una famiglia dove lei è la chef e comanda e cucina. Comanda un parolone, però va bene. E poi abbiamo 3 figli che si occupano. Questo vuol dire che comando poco. Che si occupano delle varie situazioni del ristorante, o meglio del locale, perché il ristorante non è un vero e proprio ristorante. Abbiamo Virginia, che in questo momento è in maternità perché ci ha reso nonni di una coppia di gemelli, Guglielmo e Ginevra, che si occupa della burocrazia e dei dolci. Poi abbiamo Cristiano, che è il bartender, uno tra i più bravi che ci sono qui nella nostra Toscana, e poi abbiamo Giulio, che è un pizzaiolo professionista. Collabora con noi la compagna di Cristiano, che è Anna Laura, e anche lei si occupa dei bartender, tanto quasi da aver superato il maestro. E poi abbiamo qualche ragazzo che ci dà una mano durante l'estate, soprattutto quando il lavoro aumenta, e questa è un po' la nostra storia, tutto qua. Siamo arrivati qua dall'estero nel 2020 e abbiamo trasformato questo locale rendendolo uno dei locali più appetibili della nostra zona. Il locale di Colore del Grano è nato nel 2019, alla fine del 2019, e per noi è un ritorno a quelle che erano le nostre tradizioni, le nostre origini, che dopo anni lavorati all'estero siamo tornati dove siamo nati praticamente, e abbiamo ripreso possesso un po' delle nostre abitudini, dei nostri costumi, delle nostre tradizioni. E Flavia, mia moglie, ce lo fa sentire in cucina, perché generalmente prepara dei piatti innovativi ma anche molto legati alla tradizione. Per esempio Oggi sono arrivati freschi con l'inizio stagione dei tartufi dal Mugello, spettacolari. Il tartufo scorzone estivo è meraviglioso, e quindi abbiamo dei tortelli, dei cappellacci fatti a mano di burrata e ricotta in una fonduta di formaggio con sopra, diciamo, affettato il tartufo fresco, e vi posso garantire che è un'emozione, perché poi in cucina si vive molto di emozione, non è che si va con le ricette, cioè si va di cuore e di naso, di ricordi anche, quindi quando ti arriva tra le mani un prodotto fresco già lì parte tutta una serie di ricordi, di emozioni, e elabori, cucini, e quello che senti cerchi di trasmetterlo alle persone, e per noi funziona così. Questo è, diciamo, il nostro modo di lavorare: quello che sentiamo lo trasmettiamo ai nostri avventori, ai nostri clienti, che poi diventano spesso e volentieri più amici che clienti, perché ci si instaura proprio un rapporto che dura nel tempo, fortunatamente. E quindi che vi devo dire? Venite a vedere cosa si fa, perché uno si vanta, ci siamo bravi, sì, effettivamente siamo piuttosto bravini. Potete venire a provare qualsiasi cosa. Io ho un visto a dire, provatevi questo, provatevi l'altro. Provare per credere, qui, insomma. Ciao Ottavio, qui c'è la possibilità di avere varie soluzioni. Venite a Populonia, già la cornice di Populonia di per sé qualcosa di straordinario. Il Colore del Grano è una nota in più, un fuori contesto che però in questo contesto ci sta bene. Sì, io consiglio proprio di fare una bella passeggiata sul tramonto, mettersi sulla collinetta che c'è qui sotto la torre, vedere calare il sole in pace con l'universo, e dopo venire a, diciamo, soddisfare le esigenze del palato. E questo per me è proprio, per noi è un'esperienza, più che una cena a un ristorante, una bevuta a un locale, proprio un'esperienza completa a 360 gradi. Ciao a tutti!